Ciao a tutti Dreamers, io sono Francesca e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi facciamo una nuovissima reazione Slime Kit to Slime. Era da un po' di tempo che non portavo qui sul canale dei nuovi kit per fare gli slime. Questo qui è della So Slime DIY. L'ho trovato nella mystery box di Amazon. Se vi siete persi il video ve lo lascio nelle schede qui in alto. Ma si tratta di questo kit slime. All'interno ci sono tre vasetti per fare gli slime delle sorprese e costa 12,50€. Se volete acquistarlo anche voi vi lascerò il link in descrizione. Sono davvero molto curiosa di provare questo kit perché ho sentito parlare benissimo di questi slime, della So Slime come marca, però l'ho sempre trovata una marca estremamente costosa, perché nei negozi di giocattoli quasi un solo barattolino costava sui 12€. Quindi questa cosa mi ha sempre un po' frenato dall'acquistare questi slime. Ma adesso finalmente ho la possibilità di provarli. Come saranno? Sono buoni? Non sono buoni? Vale la pena acquistarli? Lasciate un bel mi piace e scopriamolo insieme! Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e tappate la campanella per non perdere nessuna notifica. Seguitemi anche su Instagram, mi trovate come French Dreams Official. Il link per seguirmi sarà sia in descrizione che nel primo commento di questo video. E su Instagram sto cercando di essere molto più attiva con le Instagram Stories. Vi mostro dietro le quinte dei video, foto sui nuovi acquisti che faccio nel periodo, che possono essere Funko Pop, fumetti e altre stupidaggini, e un po' comunque degli spezzoni della mia vita. Quindi mi raccomando, seguitemi. Prima di andare alla reazione Kit to Slime saluto Maria Vittoria Pastorini e Anna Bruno. Le regole per essere salutati le trovate giù in descrizione, quindi mi raccomando andatele a spulciare. Ok, mi sembra di avervi dato tutte le informazioni, andiamo subito alla reazione, andiamo a vedere se questi slime saranno buoni o meno. E ok, quindi eccoci qui. Allora, qui abbiamo il nostro So Slime DIY. Versa l'acqua, scuoti, crea il tuo slime cosmico. Aggiungi la sorpresa, slime shakers, 3 vasetti. Sotto, vabbè, ci sono le solite avvertenze che sono su tutti gli slime, ovvero non adatta ai bambini di età inferiore ai 3 anni, piccole parti, talala, balababa. Allora, sono fatti, questi slime sono stati fatti in Francia? No, sono stati progettati in Francia, ma sono stati fatti in Cina, ok? Quindi questo tecnicamente è un kit slime francese, mi state dicendo. Qui dietro ci sono di nuovo le istruzioni. Versa la polvere di slime, glitter o illustrini, aggiungi dell'acqua fino al limite indicato. Chiudi bene il coperchio, scuoti rapidamente per 30 secondi, apri il coperchio e aspetta 5 minuti prima di prendere il tuo slime. Ok, quindi qui c'è da aspettare. Combina i tuoi slime per creare dei nuovi colori e poi assemblali per creare il tuo cosmic slime. Aggiungi una sorpresa. Quale personaggio troverai? Senza colla né disordine. Ma scusatemi se la sorpresa ce l'aggiungo io. So che sorpresa è, no? Ok, vabbè, andiamo ad aprire e vediamo bene cosa contiene questo kit. Allora, confezione molto base. Allora, ci sono i nostri 3 slime, i coperchi, uno sfondo e uno stand in plastica. Perfetto. Quindi abbiamo questo viola 100% originale. Confezione che mi ricorda tantissimo, ma tantissimo, i Slimix, mi sembra si chiamassero, della Pandoi, praticamente identici. Poi abbiamo questo qui verde e infine abbiamo questo qui fucsia. Allora andiamo ad aprire la prima confezione. Ok, abbiamo questo fucsia e una confezione argentata. Quale vogliamo fare? Magari facciamo il verde ed il viola. Questo lo vediamo, lo conserviamo. Allora andiamo ad aprire il viola. Vedete, allora la sorpresa, eccola qua. Cioè si vede qual è la sorpresa. Sono usciti inizialmente dei glitter rosa, poi la nostra polvere slime e infine la sorpresa che è un cane unicorno. Che cosa strana. È molto sapete, secondo me questa è quasi una gomma per cancellare. Sì, mi sa che è proprio una gomma per cancellare, ma che carino. Allora, andiamo poi a quello lì verde. E qui abbiamo una polvere turchese bellissima. Le istruzioni, questa polvere turchese è davvero bellissima. Una stellina sempre a gomma per cancellare. Incredibile, mi piace tanto. Poi ci sono le stelline. E va bene, voglio vedere almeno la sorpresa e qual è la decorazione che c'è in questo slime. È una gomma per cancellare a forma di cacchina. Dai, mettila a fuoco, telecamerina, per favore. E questa cacchina turchese con una coroncina, glitter iridescenti e la polverina rosa. Ok,
Ok, istruzioni. All'inizio lo slime può essere appiccicoso dopo averlo tirato fuori dal vasetto. Manipolalo e dopo alcuni minuti la texture diventerà più liscia. Utilizzare un cucchiaio per continuare a mescolare in caso di grumi. I grumi non alterano la qualità dello slime. Dopo alcuni giorni scompariranno da soli. Oh, fantastico, ok, le istruzioni comunque le conserviamo. Facciamone uno alla volta, o magari li facciamo entrambi in contemporanea. Allora, aggiungo i glitter ed uno. Anche qui aggiungiamo le stelline. Queste stelline sono bellissime, sono tutte argentate, mi piacciono un sacco. Polvere di slime, shaker un attimo. Li faccio in contemporanea perché così posso mettere un unico timer di 5 minuti. Comunque voglio annusare un attimo pure questa polvere per vedere se ha qualche odore particolare o meno. Ok, sì, ha proprio l'odore di Slimix, colla in polvere. Quindi va bene. Adesso andiamo al turchese, il colore di questo è bellissimo. Qui ho dell'acqua che devo metterla, vedete, allora in questi vasetti qui c'è una striscia che è il limite di acqua. Quindi ok, uno e due. Chiudo i coperchi e inizio a shakerare per 30 secondi. Ok, sono passati 30 secondi. Questo verde non mi ha dato problemi mentre lo shakeravo, mentre questo viola un po' sì, ha perso un po' di acqua, vedete? Mi ha bagnato un po' le mani. Poi c'è scritto comunque, chiudi bene il coperchio, ok, shaker, apri il coperchio e aspetta 5 minuti. Ok, apro qui, metto il mio timer di 5 minuti se trovo il cellulare, eccolo qui, metto il mio timer di 5 minuti e noi ci vediamo quando saranno pronti. Ok, sono passati 5 minuti. Le gocce d'acqua qui che mi erano cadute si sono solidificate. Che cosa curiosissima! Mentre gli slime... Oh, guardate! Ok, da quale iniziamo? Iniziamo proprio da questo viola. Per queste stelline vanno un po' via perché poi le mettiamo nello slime turchese. Ok. Ok, è un po' appiccicoso, ma questo genere di slime va lavorato tantissimo. Lavoriamolo un po'. Non ci sono grumi all'interno del nostro slime, però guardatelo, è di un viola, un lilla perlato e i glitter dentro spaccano un sacco. Wow, allora davvero inizialmente potrebbero sembrare un po' disgustosi, ma voi lavorateli. Questo tipo di slime deve essere soltanto lavorato e poi si aggiusta. Mi piace. Allora andiamo ad annusarlo. Ha un leggerissimo odore di colla, sempre quell'odore di colla in polvere. Non è così fastidioso, anzi sembra anche un leggerissimo odore di mais. Molto strana come cosa. Lascia tantissimi, ma tantissimi glitter, ma davvero davvero tanti. Però adesso non è più appiccicoso. Wow, wow, mi piace un sacco. Andiamo a quello turchese. Fa anche qualche timida puzzetta. Chiudiamo bene il barattolo. Andiamo a questo qui turchese, ma io ormai ho le mani sporche di glitter viola. No, volevo prendere le stelline che erano qui, invece ce ne ho lasciate altre. Vabbè, anche questo inizialmente super appiccicoso, andiamolo a lavorare. Anche questo è di un celeste, un turchese, un blu perlato con microperlescenze e addirittura con le stelline dentro è ancora più bello. Anche questo non ha nessun grumo, quindi ok, cioè guardateli. Magari non saranno scoppiettosi, però sono davvero molto morbidi, mi piace tantissimo. Davvero è soffice, è molto soffice come tipo di slime, non è più appiccicoso, lascia qualche stellina ma di meno rispetto ai glitter di quello lì viola. Mi piace, ah, andiamolo a annusare. Anche questo ha questo stranissimo odore di mais che non mi spiego. Wow ragazzi, wow. 12,50 euro. Per me ci sta.
Ragazzi, sono ottimi slime, sono davvero ottimi, ottimi slime. Comunque sono slime di marca, perché nei negozi di giocattoli io ho visto un singolo vasetto costare 12 euro in alcuni negozi di giocattoli. Quindi per me ci stanno alla grande 12 euro 3 slime, più le sorprese che sono anche gomme da cancellare. Mi piace, mi piace, mi piace. E sì, un prezzo comunque elevato per 3 slime, comunque sarebbe 4 euro a barattolino. Ed è sì leggermente elevato, ma comunque sono slime di marca, slime di qualità, slime testati. Mi piacciono un sacco, per me sono sprovati. Fatemi sapere un po' voi cosa ne pensate. Secondo voi mi conviene acquistare anche il secondo kit, ovvero quello che io inizialmente volevo acquistare, però mia sorella mi ha preso questo. Io volevo acquistare quello con gli unicorni, il kit unicorni, ve lo lascio sempre in descrizione. Ormai sto facendo un po' così, no? Quando sono indecisa su un acquisto, chiedo a voi, secondo voi mi conviene acquistarlo quel kit? Fatemelo un po' sapere. Lasciatemi piace se volete altre reazioni slime, altri video su kit slime. E per iscrivervi al canale cliccate qui sullo slime turchese. Mentre per vedere altri video presenti sul mio canale cliccate su questo qui, viola. Io vi saluto e ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!